in mostra, la storica manifestazione fermodellistica che da 25 anni si tiene nel mese di dicembre a Carnate, chiude per sempre i battenti. A comunicarlo, Fabrizio Sbrugnera, presidente del gruppo fermodellistico Sala Stazione e organizzatore dell'evento che, insieme a uno sparuto gruppetto di appassionati, decise di iniziare un'avventura che l'anno passato, nel 2023, arrivò alla sua 25esima edizione, un quarto di secolo di trenini in mostra a Carnate. Abbiamo avuto l'onore di ospitare plastici da tutta Italia, nonché dalla Francia, dalla Svizzera e dall'Austria, ricorda Sbrugnera. E abbiamo tenuto a battesimo i gruppi che ormai sono la storia del fermodellismo italiano. Ricordiamo fra questi il gruppo del Forum E656, il gruppo modellistico Bereguardo, il gruppo Marklin Fan Italia, il gruppo Scala TT Italia, che per la prima volta esposero proprio a Trenini in mostra a Carnate i loro plastici. Siamo stati recensiti da testate giornalistiche non solo regionali ma anche nazionali ed intervistati da emittenti locali e anche dalla RAI. Abbiamo portato nel corso di queste 25 edizioni decine di migliaia di visitatori, stimando un'affluenza media di circa 2.000-2.500 persone in ogni edizione. Abbiamo superato momenti difficili decidendo di non fare l'edizione 2020 causa pandemia, ma riprendendoci e ripartendo alla grande con quella del 2021. Sono passati 25 anni e ora questi 25 anni sono passati anche per noi soci del gruppo fermodellistico Sala Stazione. 25 anni di grandi soddisfazioni, ma anche di grandi fatiche, sia mentali che fisiche, per cui Trenini in mostra a Carnate va in pensione. Fabrizio Sbrugnera chiude con i doverosi ringraziamenti. Grazie a tutte le persone, i gruppi, gli appassionati che hanno esposto, la parrocchia che ci ha sempre ospitato. Grazie alle persone che organizzavano i laboratori per i bimbi, il comune di Carnate, ma specialmente grazie a tutti i visitatori che ci hanno onorato della loro sempre entusiasta presenza e a tutti i bambini che correvano tra un plastico e l'altro. Per chi volesse visitare la sede del gruppo fermodellistico Sala Stazione, vi sarà un porte aperte domenica 8 dicembre 2024, con la possibilità di ammirare in funzione il plastico Dante, proprietà del gruppo stesso.